Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Lo spettacolo sul palco del Carnevale di Cento domenica scorsa è stato veramente entusiasmante e variegato. Le belle immagini della piazza del Guercino, già gremita di spettatori fin dalle prime ore della tarda mattinata, in attesa che i grandi carri allegorici iniziassero la sfilata delle 14, fanno da cornice allo spettacolo che sul palco si andava a presentare. Si parte con l'inaspettato arrivo di Umberto Tozzi in visita privata al Carnevale di Cento e all'amico patron Manservis, che piacevolmente si è intrattenuto sul palco, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del sindaco di Cento sulle note dei suoi maggiori successi maturati grazie alla sua sensibilità artistica, come indicato nella targa. Sentiamo qualche nota dei brani cantati sul palco. Arriva la showgirl Emanuele La Quinta, salita agli onori della cronaca per i suoi azzeccati pronostici calcistici tutto pepe. Sentiamola nella nostra esclusiva intervista. Ciao a tutti, beh, sono contentissima, non mi aspettavo così tanta gente, così questo bellissimo entusiasmo. I carri sono splendidi, quindi siete ancora in tempo per venire. Ecco, a Cento è la prima volta che vieni? Sì, è la primissima volta e anche la primissima volta durante un carnevale, quindi diciamo che comunque è la prima esperienza ed è ottima fino adesso. Ecco, diciamo così, te la senti di fare un pronostico sul carnevale? Sul carnevale, beh, ovviamente vinciamo comunque facili, quindi non c'è problema, come la Juventus. Vince l'allegria, diciamo. Diciamo sì, vince l'allegria, la famiglia, l'entusiasmo e la voglia di stare insieme. Bene, ti ringraziamo tanto della tua disponibilità, Emanuela. Grazie a voi e un bacione grande. Poi, quando dal palco arrivano alla piazza le note dell'incantevole voce di Deborah Jurato, ti corre un leggero brivido alla schiena. Ti fermi ad ascoltare, sentiamo. Thank you.
tuo futuro comunque? Allora, futuro lo vivo giorno per giorno, non faccio mai dei progetti, quindi ci piace vivere il momento. La pelle d'oca l'avverti quando ascolti le parole della mamma del mitico Marco Pantani, Tonina, intervistata in esclusiva per TC100 Web TV dalla giornalista Laura Guerra, esperta di ciclismo e collaboratrice di numerose riviste del settore. Sentiamo. Allora, oggi per te la seconda giornata al Carnevale di Cento, un carro dedicato a Marco. Sì, oggi so che c'è una sorpresa e non potevo mancare per venire a vedere. Tu domenica hai visto, che emozione è stata vedere questo carro denuncia? È stato molto toccante, perché mi sono vista un attimo e Marco alle corse, sentendo la voce di Desan, Marco che si alzava, me, cioè, sembrava di essere una corsa. È stato molto toccante, molto bello. Perché anche al carnevale si può chiedere giustizia. E certo, io infatti domenica sono venuta con un bello striscione. Un saluto a tutti gli amici del Carnevale. Un saluto a tutti quanti e grazie di tutto, perché siete stati tutti fantastici. Bravi. A questo punto, amici, non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio, sempre riguardante quello che è successo nella terza domenica di Carnevale, che non c'è solo spettacolo, ma c'è anche tanto sport. Ma non anticipiamo niente, vi diamo appuntamento al prossimo servizio. Grazie, ciao ciao a tutti.